Ciao a tutti ragazzi, oggi faccio un video un po' particolare, dai, diciamo così. Questo libro dice tutto. Vi faccio vedere le parti che ho sottolineato, le più importanti. Come vi ho fatto vedere prima, questo è il libro. Si incomincia. Individuo veicolo con senza motore. Qualsiasi macchia ci consente all'uomo. Ciclomotore 4 cg. Sono veicoli partiti da 2 o 3 ruote con motore termico, cilindrata fino a 50 cm cubi, velocità massima non superiore a 45 km/h. Circuitatori e ciclomotori 4 cg, a motore, ossia veicolo a 4 ruote, massa vuoto fino a 425 kg, velocità fino a 45 km/h, a motore a scoppio, con cilindrata fino a 50 cm cubi, oppure 3 tipi di motore, esempio diesel elettrico, con potenza massima superiore a 6 kW. Ciclomotori sono soggetti a revisioni dopo 4 anni da preimmatricolazioni e successivamente ogni 2 anni. Le biciclette con pedata assistita dotate di motore elettrico, ossia non sono definite ciclomotori. Faccio vedere un po'. Moto veicoli. Sono veicoli 2 o 4 ruote fino a 4 posti, soggetti a revisioni dopo 4 anni la prima attivazione e successivamente in 2. Si distinguono in motocicli, veicolo a 2 ruote, cilindrata superiore a 50 cm cubi, destinato al trasporto di massimo di 2 persone, compreso il conducente. Possono essere dotati di cambio automatico. Motociclette con carrozzetta laterale, ci sarebbe questa qui. Sono veicoli a 3 ruote, destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente. Tricicli, veicolo a 3 ruote, si mette con cilindrata superiore a 50 cm cubi e velocità massima superiore a 45 km/h, destinata a trasporto di cose o di persone. Cioè questa qui. I cicli, come i motocicli, sono soggetti a revisione ogni 4 anni dopo la prima attivazione, successivamente ogni 2 anni. Faccio vedere. Quadricicli a motore noleggi, veicolo a 4 ruote con massa a vuoto fino a 850 grammi o 600 grammi. Se destinato al trasporto di cose, i quadricicli noleggini possono raggiungere velocità di 80 km/h su strade extraurbane ed ha una potenza massima di 15 kW. I quadricicli sono soggetti a ricerca ottica. Per guidare devi aver compiuto 16 anni e devi avere la patente categoria B1. Autoveicoli. Sono veicoli a motore con almeno 4 ruote, eccetto i quadricicli, e il numero posti è indicato sulla carta di circolazione che varia in funzione della destinazione. Autovetture. Veicoli sia da trasporto di persone con massimo 9 posti, compreso il conducente. Possono tenere carri, appendici e rimorchi. Le autovetture possono avere motore termico, elettrico o ibrido. Sono soggetti a revisioni dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni dall'ultima revisione, cioè come prima.
come quattrocicli, motocicli e tricicli. Autobus, veicoli segnati trasporto di persone che in base al numero posto della cartella costruttiva possono essere classificati in minibus, autobus o in squarebus e squarebus. Veicoli segnati trasporto di persone con numero di posto compreso tra 10 e 16, scusa conducente. Autobus, veicoli segnati trasporto di persone con numero di posto superiore a 16. Veicoli senza trasporto di persone dotati di allestimenti particolari per il trasporto esclusivo di scolari. C'è questo. Giriamo. Autocarri, veicoli senza trasporto di cose delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. L'autocarro non è un'autovettura. Trattori stradali, veicoli usati esclusivamente a treno di rimorchi o semirimorchi. Autoveicoli per usi speciali, veicoli dotati per mezzi di speciali attrezzature, normalmente non destinati a carico di cose o persone. Autoveicolo per trasporti specifici, veicolo senza trasporto di determinate cose di persone con condizioni particolari, muniti di trascorpo di attrezzature speciali generalmente. Esempio per il trasporto di animali, trasporto e la compattazione di rifiuti, solito urbani. Autocaravan camper sono veicoli destinati a carrozzerie attrezzati per essere destinati a trasporto e alloggio di un numero di persone, indicati sulla carta di circolazione. Le autocaravan sono soggette a revisione periodica ogni 4 anni dopo 2 anni dalla prima immatricolazione. Autotreni sono veicoli costituiti da due tinte da lanciata di ruote, di cui una motrice, come ad esempio l'autocarro per il morto, l'autovettura più caravan o l'autovettura per il morto per attrezzature turistiche o sportive. Autoarticolati, compresi veicoli, poi sono veicoli sui da un trattore sale da un semirimorchio. Sono composte da due tronchi ricci collegati come canta di ruota tramite una sezione isolata. La connessione e la distinzione si effettua solo in officina. Veicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaia collegati da una linea aria di contatto per alimentazione. I rimorchi sono veicoli privi di motore di sintetizzatore senza essere trainati dai loro veicoli. Esistono i rimorchi per trasporto di cose, i rimorchi leggeri, di massa complessiva fino a 750 grammi, i rimorchi per trasporto specifici e uso speciale, semi rimorchi, caravan, ruotto, i rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche o sportive, cioè TATS, e che è l'appendice. I rimorchi per trasporto di cose sono considerati leggeri, quelli di massa pieno pieno carico fino a 750 grammi. I rimorchi per trasporto specifico, carrozzerie pienamente installate per il trasporto ad esempio di materie esplose o pluriburenti. Dotare pienamente di speciali attrezzature. Semirimorchi sono privi di asse antilope parte della loro massa grava sulla motrice. Caravanimorchi aventi speciali carrozzerie e attrezzature per essere adibite all'alloggio esclusivamente. Veicolo fermo, evitato alloggio nei caravan durante la circolazione.
Quasi quello che vi ho detto prima, il modo per aspettare spot di attrezzature turistiche sportive. Mocco ha un asso o due assi muniti di specifiche attrezzature senza trasporto e attrezzature turistiche sportive, fa immigrazione in moto, l'acqua, eccetera. Cari appendice, destinati al trasporto di bagagli, attrezzature, eccetera, sono considerati parte integrante dei veicoli, tenuti purché insieme rientri i limiti di massa che saranno previsti. Ultimi due, poi abbiamo finito. Macchina agricola, veicolo a ruote o a cinghia che si possono distinguere insieme adatti a trainare, spingere o portare determinati strumenti. Trainate realizzate per essere solo trainate, le macchine agricole se materiale possono circolare su strada per trasporto, proprio da esperimento per trasportare prodotti agricoli per conto di aziende agricole forestali. Possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di determinate operazioni. Sulle macchine agricole esimamente è consentito il trasporto di massimo 3 persone, conducente compreso, non è ammesso il trasporto di persone in piedi. Per condurre macchine agricole che superano i limiti di sagoma, massimo di motopericoli, è necessario titolare patente categoria B. Mentre macchine imperatrici, in questi momenti posso trasportare massimo 3 persone con peso e conducente. Se muniti pneumatici, posso raggiungere velocità di 40 km/h, 25 e 15 km/h. Per condurre macchine operatrici, non è necessario essere titolari di patente categoria B. Per quelli eccezionali, occorre conseguire patente C1 o la C. Le macchine operatrici si possono distinguere in gommate, cingolate o gommate. Spero che vi sia piaciuta. Ci vediamo alla seconda lezione.